Benvenuti in questo video tutorial, io sono Beliele e oggi vi farò vedere come iscriversi ai tornei della GLC Winter. Cominciamo direi dal torneo di StarCraft, che è quello più semplice. Bisogna selezionare dal widget di destra, in questa parte del sito, il torneo a cui si vuole iscriversi, in questo caso la serie B, quindi si clicca semplicemente il pulsante iscriviti e si viene automaticamente iscritti, oppure viene fuori un messaggio che chiede appunto se si vuole joinare questa ladder. A quel punto si dice di sì e si entra nella ladder senza nessun tipo di problema. Per verificare di essere iscritti, semplicemente si clicca su Tornei, StarCraft 2, GLC Winter Serie B in questo caso, e si vede se tra i competitor c'è il proprio nome, vuol dire che si è iscritti. Ricordarsi sempre, una volta iscritti, di andare sulle impostazioni del profilo del sito, raggiungibili da qui, che o da impostazioni o da settings, dipende da come avete il sito. Se ce l'avete in inglese è settings. Comunque si clicca qui, modifica profilo, e gli ultimi campi appunto nelle formazioni addizionali sono il Battle.net ID per chi gioca a StarCraft, quindi il nome dell'account, cioè il nome dell'utente più il numerino accanto. Lo Steam ID, che deve essere l'account name con cui si fa il login su Steam, non il nome che si sta usando in quel momento. Perché? Perché se si usa l'account name, anche se si cambia nome nel corso del tempo, si è comunque raggiungibile dalla gente che vi cerca tramite Steam. L'OLED, stessa cosa. Si fa salva modifiche e è a posto così. Per quanto riguarda i tornei a team, se avete già un team, lo vediamo dopo. Se invece dovete creare un team da zero, basta cliccare su Tornei, Teams, New Team, inserire il nome del team, tutti i dati che volete. Io qua metto cose a caso giusto per farvi vedere. Test team, add, e questo è il team. Poi da qui voi volendo potete modificare le immagini del team, tutto quello che volete, la descrizione, quindi non c'è bisogno di avere un nome definitivo perché tanto poi si può cambiare. Team Members fa vedere la lista dei giocatori attualmente nel team. Una volta che avete creato il team, dovete fare joinare i vostri compagni nel team. Per farlo, semplicemente loro dovranno loggare sul sito. Adesso uso un secondo account giusto per farvi vedere. Andare su Tornei, Teams, Team List, cercare il team in cui vogliono joinare, in questo caso era Test Team, e qui sotto l'immagine del logo del team c'è scritto Join Team. Una volta cliccato Join Team, il capitano del team, ovvero aspettate che riloggo con l'altro account per farvi vedere. Il capitano del team riceve una notifica, appunto new team member request. Cliccando qui viene portato sulla pagina del team in cui può decidere se accettare o meno il team nella propria squadra, la persona che ha richiesto di entrare nel team nella propria squadra. In questo caso io faccio accetta giusto per farvi vedere. Adesso che abbiamo un team, possiamo iscriverci al torneo. Ai tornei a team. Per esempio, se io volessi iscrivermi al torneo della serie A di LOL, semplicemente clicco sull'immagine corrispondenza e scelgo il team con cui voglio partecipare, nel caso io abbia più di un team, e faccio Enter Team in Ladder. A questo punto, per verificare appunto se sono iscritto realmente, basta guardare nei competitors se c'è il nome del team. Questo è tutto. Niente di più, niente di assolutamente complesso. Direi che è tutto. In bocca al lupo ai partecipanti.